Tiziana, metto e faccio il video. Ciao a tutti e tutte. Allora, questo è il video in ritardissimo. Anzi, scusate anche la voce, perché aspetta per un motivo, aspetta per un altro, aspetta per un altro. Adesso ho anche il mal di gola con febbre e raffreddore, ma lo faccio anche così, perché altrimenti veramente faccio il video di quello dell'anno prossimo. Allora, perdonatemi la voce. L'incontro con Scrap Mary, Marisa Azzeni, del gruppo Scrap Immagina e Crea. Allora, ci sono tanti video, andateli a vedere, ci sono video di Ombretta, video di Marisa, video di tante delle ragazze del gruppo. Io non farò un video con foto o altro, voglio fare un video per ringraziare tutte, perché sono state tutte carinissime. Voglio ringraziare le persone che hanno portato un pensierino, sono state davvero gentili, hanno portato per tutti, quindi davvero un bellissimo pensiero. Voglio ringraziare Marisa con tutto il cuore, perché ci ha fatto sentire veramente a casa. È stata deliziosa, gentile, disponibile. Voglio ringraziare la figlia, il marito, voglio ringraziare Barbara, una sua amica che tra l'altro è veramente una persona splendida. E quindi con tutto il cuore davvero grazie, è stata un'esperienza bellissima. Noi siamo andate il giorno prima, io e mia sorella, con il treno. Ci siamo fermate in un alberghetto lì vicino, perché andando da Roma insomma ci voleva molto, e quindi siamo rimaste lì. Scusate, questo è il distributore della pappa per i pesci, e siamo andate qui a Dalmine. Eccoci qua, Bergamo. Io non ho davvero parole per descrivere l'incontro. Non pensavo che si potessero incontrare persone mai viste, con cui hai scambiato qualche parola su un gruppo, e trovarsi a proprio agio. Sì, è normale, ci sia un po' di imbarazzo, oppure comunque sono persone che non conosci. Poi ho un carattere per cui vado molto con i piedi di piombo, non mi sento di... osservo più che altro all'inizio, però devo dire che davvero sono state tutte carinissime, anche quelle che sono venute con i ragazzi, cioè con i compagni, quindi cioè Angela, che addirittura è venuta con il bimbo, perché adesso è nato, ma all'incontro era nella pancia della mamma. Anche Sara, che è venuta con il suo ragazzo, sono stati carinissimi, tutti, davvero tutti, anche i signori che hanno portato il materiale che abbiamo acquistato sono stati gentilissimi. Io non voglio dimenticare nessuno, perché davvero dal primo all'ultimo sono stati adorabili. Allora, cominciamo con i regalini, altrimenti qui non finisco più. Poi sono 4 volte che faccio il video, perché ogni volta poi mi emoziono e quindi faccio danni. Adesso sono anche raffreddata, se mi emoziono è finita. Scusate. Allora, intanto cominciamo dai biscotti. Per fare il video io ancora non li ho mangiati, ma ho approfittato perché ho mangiato quelli di mia sorella, che lei lì alla festa.
I biscotti ce li ha portati Antonella, lui una sole 60. Vi assicuro che sono buonissimi, ho resistito a non mangiarli. Sono infiocchettati così, con la cannella, e veramente grazie. Insieme ai biscotti poi ci ha portato anche dei pensierini, delle timbrate, quelle qui, bellissime tra l'altro, guardate. La farfalla, vado un po' veloce, non vi voglio annoiare, avrete visto tanti video, ma io ci tenevo a farlo perché le voglio ringraziare tutte. Questo, il cappellino, guardate che amore. Poi ci sono gli uccellini. Poi ci sono guardate con la fustella, questo è il bigliettino. Antonella. Guardate queste fatte con le lattine delle... Le avrete già viste dalle altre, comunque della birra, fustellate, questa della... Guarda, sono bellissime. Poi ci sono queste, un filo di perline dorate, un filo di perle bianche, belle anche queste. E poi ci sono queste gemme di vetro che io tra l'altro non avevo visto mai così lunghe. Guardate che belle. Anche queste le devo utilizzare per lo scrap, per tante cose, insomma, il bigliettino lo tengo qui. Scusate, sono davvero messa male. Allora, poi questo è di Cinzia Fonticelli, carinissimo, è un segnalibro. Ma guardate anche la bustina, che amore che è. Va bene, guardate quanto è bello, con questi fiori di carta. Addirittura il pizzetto al bordo, merlato tra l'altro, bellissimo, grazie Cinzia. Tutto bellissimo. Questo Tiziana ha fatto una candelina, l'ha incartata. Io adesso ho cercato di mantenerlo, ma nella valigia non è stato facilissimo. Guardate, a forma di fiore, ci sono i pistilli, i petali e le foglie con la carta velina. All'interno c'è una candelina a forma di conchiglia. Vedete la candelina piccolina, guardate come è messo, bellissimo anche questo. Spero di dire tutti i nomi giusti, se non lo faccio correggetemi. Allora, questa ce l'ha regalato Linda, bellissima, guardate la matita con le gomme, è bellissima. Tra l'altro anche a mia sorella è stata data e la mia nipotina se ne è innamorata, ovviamente, guardate che cos'è, carina. Poi ci sono Delia, eccolo qui, guardate che bello, anche questo c'è un segnalibro, ma è veramente bellissimo anche questo. Poi ha una fantasia e uno stile incredibile questa ragazza, cioè, guardate con un attache, due fiorellini di carta cosa è riuscita a fare. Io questo ve lo voglio far vedere perché vediamo se riesco, eccolo. Vedete? Due fiorellini, un fiocchettino, è deliziosa anche questa. Qui c'è una piccola tag con scritto fatto a mano. Fantasticarta, Delia Molinari, la trovate anche nel gruppo. Tra l'altro c'è anche una, vedete qui, un ricamino fustellato, questo è il segnalibro come vi dicevo, guardate che carino, con il fiorellino, bellissimo, bellissimo, grazie. Mamma mia, perdonatemi. Poi c'è anche questo mantenuto integro, con tanto di... Oh, non lo posso far vedere, c'è cioè la marca, mettiamo dentro, eccolo qui. Bellissimo, Elisabetta, 30 settembre 2012, incontro scrap di Valentina, bellissimo anche questo. Poi c'è quello di Angela, dove è andato il segnalibro di Angela? Si è staccato, adesso lo ritroviamo, vedete? C'era un segnalibro sempre di questi d'angolo con il visino di un gufo, questo è il bigliettino. Sono tutti questi adesivi, guardate che belli, sono bellissimi anche questi.
No, il segnalibro, eccolo qui. Guardate, è troppo carino anche questo. Anche la carta è bellissima, degli occhietti. Fantastico. Poi ho quello di Zia Jojo. Zia Jo, eccolo. E questo, mi sono innamorata di questo, è semplicissimo, ma guardate che carino che è, guardate. Con la cucinella, questa carta, i fiocchetti, è veramente un amore, cioè, che dire, con il block notes, i post-it, scusate. È bellissimo, grazie, è troppo bello. Poi era tutto incartato, cioè il nome sul fiocchetto, vedete? Adesso è tutto aperto, ovviamente. Poi scusate, Giorgia, ha portato anche delle fustelle, anzi fustellate, come si dicono, vedete, già tagliate da distribuire a tutte. Io ho preso questa, mi era piaciuta tantissimo, e questa per fare i fiori, vedete, con questa dorata e questa qui. Poi c'è il pacchetto di Mary, Marisa, perché non solo tutta l'organizzazione, il pranzo, il venirci a prendere, l'accompagnarci, eccetera, eccetera. Lei ha pensato bene di farci anche un regalo. Eccolo qui. Le lampo, tra l'altro bellissime, perché le lampo, cioè io cucivo, però le lampo di metallo è difficilissimo trovarle ancora, perché ci sono queste di plastica. Vedete, per fare i suoi famosi fiori. Adesso proverò, tra l'altro all'Hobby Show ho comprato la pistola a caldo, quindi posso provare tutte queste lampo e tutti questi bottoni bellissimi. Io adesso non li apro tutti per farveli vedere, perché ci vorrebbe una giornata. Guardate, sono tantissimi, tutti diversi. Guardate questi con la madreperle. Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro poi i bottoni veramente per me sono come dei pezzi d'oro, me li guardo, cioè ho, non so quante scatole di bottoni ho perché mi piacciono tutti. Ecco qua. E questi sono i bottoni. Il regalo di Marisa, scusate. Questi tutti i pensierini, voglio ringraziare anche Ombre e Loredana, che io allora Ombre l'avevo già conosciuta di corsa una volta ed è stata veramente è sempre carinissima, e Loredana perché l'ho conosciuta per la prima volta, ma è tanto tempo che io la seguo su YouTuber ed ero davvero emozionata nel conoscerla, perché veramente la stimo come persona, quindi è stata un'emozione, poi ero lì che raccontavo a mia sorella un pochino qualcosa di tutti per farle capire di cosa facessero, di cosa si occupavano, eccetera, eccetera. Quindi sono stata davvero felice. Tra l'altro ho conosciuto anche Maria di Murro, anche lei è una persona dolcissima. E niente che dire, vi faccio vedere gli acquisti, che ci siamo già a 15 minuti. Ho trovato le famose buste di carta per gli album, bellissime, sono bellissime, tra l'altro a me non sembrano esattamente quelle del pane perché sono più pesanti, comunque penso che anche quelle del pane trovandole andrebbero bene, quelle qua, belle, bellissime. Poi abbiamo preso io e mia sorella un po' di carte, giusto qualcuna. Abbiamo, vado veloce perché questa, beh, una sarta non può prendere questa, cioè non può evitare di prendere quella carta. Questa, che è bellissima, mia sorella se n'è innamorata, vuole fare qualcosa per la piccola, dietro a un pois con delle sfumature di fondo. Questa fantastica, che già questa è un quadro di suo. Guardate che cos'è questa carta. Dietro è semplicemente sfumata. Questa
Bellissima. Questa con le scritte che mi piacciono tanto. Scritte di qua con un fondo di colore diverso. Qui ci sono le vecchie pubblicità di una volta. Tra l'altro ho trovato delle riviste anni 60, fantastiche, da una signora, un'amica di mia mamma, poi vi farò vedere. Questa è la copia dell'altro. Queste per Natale. Anche questa che sembra quasi, vedete, con le chiavi, che mi piacciono tantissimo queste. Questa è un'altra di quelle che vi ho fatto già vedere, i centimetri, queste le avrete già viste, io le ho viste utilizzare da parecchio, sono bellissime anche questi, gli orologi, poi ci sono questa, guardate questa che cos'è, bellissima, bene, poi altre di Natale. Sto facendo una sciocchezza a far vedere quelli di Natale, perché poi mi ritrovo, non li posso usare per le card. Comunque, questa è quella che in assoluto forse mi piace di più. Guardate, è bellissima, ma poi ha un color lilla che io non riesco a farvi vedere perché con questa luce pessima. Poi ce n'è qualcuno, c'è anche questo sempre di Natale. Qualcuno tinta unita che può sempre servire, marrone, lilla, giallo, arancio. Poi ci sono queste, era un blocco da quattro fogli con questa, con le carte geografiche solo da una parte, poi le tinte unite con i colori in abbinata e questa qui con questa sorta di pergamena. Questo per quanto riguarda le carte da scrap. Scusate se corro, ma voglio tenere una vita. Poi ho preso la carta di banano. Scusate il pezzo strappato, ma ci ho dovuto fare un fiorellino per una cosa al volo. E l'ho presa con questa fantasia, con le righe, vedete? Sono sovrapposte, bellissima. E con questa fantasia, con i petali e le foglioline, sempre incastrate tra la trama della carta. Non so se riesco a farvela, ecco, vedete i petali? E questa è quella con questa fantasia, bellissima, sono bellissime a toccarle, sembrano tessute. Mia sorella invece l'ha presa dorata, eccola, e con sempre questa con i petali, però con delle foglie diverse. Guardate anche questa quanto è bella, bellissima, e lei l'ha presa con il dorato perché vuole farci qualcosina. Allora, poi ho preso scusate, mi sto sdraiando sul tavolo. Allora, qualche decorazione, questa bustina che mi piaceva troppo, con il fogliettino, ma ero innamorata, l'ho dovuta prendere. Questa con i ciondolini, con il biberon e il ciucciotto. Eccoli. Queste con tutte, guardate il bavagliolo, la culla, la spilla da balia, la cicogna, sono cioè bellissime, l'orsacchiotto, sono dei bottoni e delle scritte, i fiori in strass. Ah, tra l'altro di questi vorrei provare a fare il calco con, vedremo. La resina da colata, quella per fare i calchi. Poi ho preso questo set con il rossetto, il profumo, il manichino con il vestito, medagliette varie, fiorellini, che è un amore. Vi assicuro che è carinissimo, così si vede lo specchietto, guardate lo specchio, si vede poco e niente, ma molto carino. Anche questi sono bottoni e ciondolini. Ho preso le carte da gioco perché, volendo fare una tag da uomo, non so perché mi ispirava, comunque mi piacevano, guardate queste carte. Potremmo farci una partita a poker perché sono tutto il mazzo.
Ma guardate cosa sono. Bellissime. E non ho resistito. Non ho preso proprio tantissimo, che alcune cose le avevo già ordinate su internet. Scusate, prego. Quindi non ho preso tantissimo. Poi questi sono i beige che ci ha fatto Scrap Mary per l'incontro. Guardate. Troppo carina, è stata davvero troppo. L'ha pensate tutte, cioè veramente si è occupata di tutto in modo meraviglioso. Noi anche per il pranzo, cioè, non ci hanno fatto alzare neanche per usare il bicchiere del caffè, cioè è stata una cosa incredibile, ma uno sforzo, poi vi assicuro, eravamo tante, quindi anche il solo venirci a prendere, riportare, veramente una cosa incredibile. Noi quando siamo salite sul treno già ci mancavano, sembra assurdo e per alcuni forse poco credibile, però penso che chi è stato lì e chi ha il cuore un pochino più aperto all'emozione, all'emozionarsi, a quello che può capirlo. Marisa è una persona veramente che ti trasmette gioia, voglia di fare, è una bella persona, veramente una bella persona. Lei, come Barbara, la sua amica, come vi ho detto, come la figlia, con tutti, 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 tutti. Io vorrei nominarle tutte quelle che sono state lì, ma tanto le avete viste dal sito, cioè dal gruppo. Avete visto chi è venuta? Io veramente le saluto tutti: Sara, Sabrina, Giorgia, Stefania, Valentina. Oddio, non voglio dimenticare nessuno: Tiziana, Delia, Angela, mia sorella Nicoletta, Ombretta, Loredana, Maria. Oddio, vi prego, se mi divertivo, però mi dovevo scrivere, mi dovevo fare la lista. Linda, tutte, tutte, tutte davvero. Grazie, un video lunghissimo. Saltate, saltate, saltate. Se non vi piace, non ascoltatemi. Poi con questo vocione terribile. E niente. Grazie. Grazie infinite a tutte e a Marisa.